Buongiorno a tutti e bentrovati anche oggi. Buon mercoledì a tutti quanti e a tutti quelli che mi stanno appunto ascoltando. Oggi parliamo di un argomento che è prettamente medico e che mi è stato richiesto da un mio alunno e quindi siccome gliel'ho promesso ne parlerò oggi, visto che abbiamo terminato tutti i nervi, ricominciamo con alcune patologie. Oggi parliamo in particolar modo di quelle che sono le vene varicose, quindi penso sia un argomento abbastanza interessante e purtroppo anche molto comune. La vena varicosa, o più semplicemente detta varice, è sostanzialmente un disturbo che è caratterizzato da una dilatazione che è permanente di una vena, che appare tortuosa, quindi non ha un andamento lineare ed è visibile ad occhio nudo perché è ispessita sulla pelle ed è associata all'alterazione delle pareti della vena stessa. Le vene maggiormente colpite sono quelle dell'arto inferiore. Ma che cosa sono effettivamente le vene varicose? Le vene varicose non sono, a differenza di come comunemente si crede, non sono un problema estetico, ma rappresentano una vera e propria patologia a carico di quello che è il sistema circolatorio. Quindi il nostro sistema circolatorio sta soffrendo se abbiamo presenza di vene varicose. Possono causare dei dolori e in alcuni casi possono portare anche a delle problematiche di salute anche più gravi. Possono anche segnalare un rischio più elevato di sviluppare quelle che sono proprio le problematiche di tipo circolatorio. Quindi è una patologia che non va assolutamente sottovalutata. Vedremo poi il trattamento. Il trattamento non deve essere svolto solo ed esclusivamente per una questione estetica, ma proprio perché il nostro sistema circolatorio sta soffrendo. Quali sono le cause che determinano maggiormente le nostre vene varicose o le nostre varici più comunemente dette? Mentre le arterie portano e qui facciamo una distinzione tra arteria e vena, mentre le arterie portano il sangue dal cuore ai tessuti, il compito della vena è proprio quello di portare il segnale di ritorno da quelli che sono i tessuti al cuore. Quindi uno va dal centro alla periferia e l'altro va dalla periferia al centro. Le vene delle gambe, quindi, che sono l'articolazione più coinvolta, devono lavorare contro la forza di gravità per permettere quindi al sangue di risalire verso il cuore, perché devono andare dalla periferia delle gambe fino al centro del cuore. Per spingere il sangue verso l'alto ed evitare allo stesso tempo il suo refluire verso il basso, è necessario che le pareti di queste vene risultino elastiche e che le valvole venose funzionino correttamente. Quindi tutto il sistema deve funzionare in maniera corretta perché non ci siano problematiche. Quindi le vene varicose fondamentalmente sono un defluire di ritorno perché le valvole e dai tessuti al cuore il funzionamento non avviene in maniera corretta. Tra i principali fattori di rischio che possiamo trovare nel caso di vene varicose c'è sicuramente la familiarità, quindi se in famiglia c'è qualcuno che soffre di vene varicose, la probabilità che un figlio possa avere le vene varicose è alta. Il sesso femminile, quindi le donne, sono più colpite rispetto agli uomini. La vita sedentaria, è uno tra i fattori di rischio, perché c'è una stasi che viene definita stasi venosa. Sicuramente il sovrappeso e l'obesità possono essere dei fattori di rischio, ma anche quelle che sono le attività lavorative che inducono il soggetto a stare in piedi per svariate ore al giorno. L'età incide perché col passare degli anni, quindi invecchiando, le pareti delle vene tendono a diventare un po' meno elastiche, quindi un po' meno malleabili, e le valvole tendono ad indebolirsi, quindi non permettono il defluire dal basso verso l'alto e questo potrebbe provocare appunto la presenza di vene varicose. Un'altra caratteristica, un altro fattore di rischio potrebbe essere la gravidanza.
In gravidanza ci sono alcune donne che possono soffrire di vene varicose. E questo perché accade? Accade perché il volume del sangue materno aumenta per supportare la crescita del feto. E questo è un motivo. E dall'altro perché l'utero, soprattutto negli ultimi mesi di gravidanza, quindi nell'ultimo trimestre, settimo, ottavo, nono mese di gestazione, esercita un'importante pressione sulle vene delle gambe. E quindi si ritiene che i cambiamenti ormonali che avvengono durante appunto la gravidanza, perché gli ormoni diciamo che un pochettino impazziscono, sono diverse rispetto alle altre condizioni della vita quotidiana, possano giocare un ruolo fondamentale nella formazione di quelle che sono le vene varicose. Le varici si sviluppano durante appunto la gestazione, che è la gravidanza, e migliorano generalmente alla fine della gravidanza senza alcun trattamento medico, quindi diciamo che sono di passaggio, sono quelle patologie che vengono definite patologie gravidiche, quindi presenti solo ed esclusivamente nel periodo della gravidanza. Quali sono i sintomi che queste vene varicose, queste varici determinano? Quando insorgono le varici, le vene appaiono superficialmente blu o violacee, viola scuro, e possono essere sporgenti. Le vene varicose possono provocare dei fastidi, ma anche dei dolori importanti. E questo accade, e quindi i sintomi che possono essere inclusi sono i seguenti: una sensazione di indebolimento, quindi sentiamo le gambe cedere, oppure, il contrario, una pesantezza importante alle gambe, quindi fatica a muoverle. La presenza di espressivi crampi notturni, quindi mentre dormiamo possiamo avere dei crampi molto dolorosi, una sensazione di bruciore, di dolore urente alle gambe, che può essere associata anche a gonfiore, quindi una sensazione di rigonfiamento degli arti inferiori, e un dolore che peggiora dopo essere stati seduti o in piedi per molto tempo, che sono tra i fattori di rischio, quindi un'attività troppo sedentaria oppure un'attività che ci impone di rimanere in piedi per troppo tempo. Un'altra caratteristica, un altro sintomo potrebbe essere il prurito nella zona della varice, quindi una sensazione proprio di voler grattare la parte, e questo sicuramente provoca poi a cascata gli altri sintomi, perché si va ad irritare la vena stessa. Come possiamo in qualche modo andare a prevenire quelle che sono le vene varicose? Nel caso delle vene varicose non esiste un vero e proprio metodo che prevenga completamente il loro insorgere, però sicuramente possiamo attuare dei comportamenti che possono aiutare. Ad esempio, di buona abitudine potrebbe essere svolgere quotidianamente esercizio fisico, evitare quelle che sono condizioni come il sovrappeso e l'obesità, quindi controllare la nostra alimentazione, quindi alimentarci in maniera corretta. E qui, se non siamo in grado di farlo da solo, potremmo chiedere ausilio ad un esperto, quindi ad un dietologo, ad un nutrizionista, che ci possono aiutare proprio in queste condizioni. Consumare un alto contenuto di fibre ed evitare cibi troppo salati, quindi il sale va ad incrementare quella che è la stasi della vena. Evitare, per quanto riguarda le donne, visto che è una patologia prettamente femminile, l'uso di tacchi alti, quindi il famoso tacco a spillo 12 non è indicato, non è indicato ovviamente in maniera costante e giornaliera. Se c'è un evento, sicuramente si può mettere il tacco, ma evitare di farlo costantemente e giornalmente. E poi evitare di stare seduti o in piedi per troppe ore consecutive. Questo ovviamente non è utopia, perché se facciamo un lavoro che ci impone di stare troppo seduti o troppo in piedi, quest'ultimo aspetto è un po' difficile, da riuscire a verificare. Però, ad esempio, per chi sta troppo seduto,
per chi fa un lavoro d'ufficio, ogni tanto potrebbe alzarsi, fare un 2 o 3 volte avanti e indietro e poi risedersi. Invece, per chi fa un lavoro troppo in piedi, sedersi per 1 minuto e poi rialzarsi. Questi sono già dei piccoli accorgimenti che possono aiutarci. La diagnosi vena varicosa ovviamente è una diagnosi medica. Il medico, il chirurgo vascolare, potrebbe aiutarci a definire se si è in presenza di una vena varicosa oppure no. Ovviamente distinguendola da quelle che sono altre patologie. Ad esempio, potrebbe causare anche un'insufficienza venosa cronica e una sindrome post-flebitica e la presenza ovviamente di edema, quindi di gonfiore e di cambio di temperatura della zona stessa. A livello di terapia, il trattamento per queste vene è un trattamento anch'esso di tipo medico, quindi le professioni paramediche poco possono fare in queste patologie e sicuramente tra i trattamenti d'élite c'è la terapia sclerosante, c'è il laser, quindi la laser terapia e talvolta l'intervento chirurgico. Ma che cos'è la terapia sclerosante? La terapia sclerosante consiste nell'iniezione in vena di una soluzione, come il sodio, al fine di andare ad irritare la vena stessa e generare un coagulo di sangue per andare in un secondo tempo a liberare la stasi che si è presentata. Il laser, la laser terapia ha la funzione di andare a disinfiammare la zona e talvolta purtroppo l'intervento chirurgico è d'obbligo e si cerca di andare a liberare la vena cercando di sempre tutelare quella che è la vena più importante del nostro arto inferiore, che è la vena safena, che è una vena che tutti conoscono e che se ne parla spesso di questa vena. Sicuramente l'utilizzo di calze elastiche che comprimono le vene potrebbe essere di supporto in questi casi, proprio perché impedisce la distensione della vena e la comparsa quindi di dolore, quindi previene il dolore e la distensione della vena stessa. Questo è quello che possiamo dire sulle vene varicose. Ho cercato di raggruppare quelle che sono le notizie più importanti, di renderle semplici e quindi spero che sia chiaro anche questo argomento. Anche per oggi non mi resta che augurarvi buona giornata. Vi ringrazio come sempre perché mi seguite e siete molto partecipi. Con tanto affetto vi auguro una buona giornata. A domani con un nuovo argomento. Ciao!